intanto vi voglio ringraziare tutti, dai mini arbitri, sono stati favolosi, ai responsabili, non me ne voglia qualcuno, a tutti i genitori che sono stati presenti quando qua ad accompagnarvi, ma in particolar modo a voi. Bravi, bravi! Bravi! È un torneo che non facevo da 10 anni, l'abbiamo ripreso, qualcuno non mi voleva farlo fare perché sono stato ammalato fino all'altro giorno, mi hanno operato e siamo usciti a fare subito il torneo, eh? Quindi questi si chiamano i miracoli della pallacanestro. Siamo quasi alle battute finali, com'è andata? Ma penso bene, secondo me questo, ogni volta che organizzo questo torneo basta che sono qui le squadre, che parte l'evento, va tutto bene. Oggi siamo alla fase conclusiva, stanno giocando la finale quinto e sesto, campo Calabro contro Soverato, a seguire Catanzaro Smaff contro Caltanissette, che ieri ha fatto una super prestazione sfiorando la vittoria contro la Viola, e l'ultima partita, la finalissima, sarà Viola contro Milazzo. Ma parlavo prima con qualche tecnico di Caltanissette, Milazzo, l'importanza proprio principale del torneo è stata mare, i ragazzi sono divertiti, l'altra sera siamo andati ad una festa di karaoke, ieri sera siamo stati alle giostre, e tutto questo secondo me l'importanza del torneo. Spero tanto che tutti lo capiamo questa. Per ragioni lavorative sei stato al nord, sei stato da altre parti, però vedere che un po' tutti fanno i complimenti a Soverato è qualcosa di importantissimo per te. Sì, è bellissimo, guarda, io l'altro giorno alla presentazione dicevo appunto questo al sindaco, a prescindere dal torneo, molti hanno fatto veramente dei grandi apprezzamenti alla città, al lungomare nuovo, all'ospitalità. Ringrazio tantissimo le strutture alberghiere, quelli che ci hanno ospitato, dall'Hotel San Domenico all'Hotel Nettuno, alle suore, agli stabilimenti balneari, il Gabbiano, la Perla, il Gange, il Dresa, la Padù, il So, non vorrei dimenticare qualcuno, all'Ippocampo Caffè, tutti quanti splendidi, all'Enoteca Corabi, sono stati tutti splendidi, Ruga, Concessionaria, sono stati splendidi nell'accogliere questi bambini, ed è questa l'importanza, non soltanto dal punto di vista sponsorizzazione, che poi veramente è un aiuto, però l'ospitalità. Caltanissette mi ha detto: Ciccio, siamo stati da Dio nell'albergo e dovunque siamo andati a dire che facciamo parte di questa manifestazione. La città è bella, io gliel'ho detto ad Ernesto Lecci, il sindaco, che è stato non presente, presentissimo. Ieri hanno voluto fare questa partita alle vecchie glorie, abbiamo giocato, ci siamo rivisti con dei grandi amici, da Ascanio Mastria, Pultrone, Ugo Cotilli, Fabio Cocarelli, Lo Giacco, ancora potrebbe giocare secondo me con Lo Giacco. È stato un momento di aggregazione, di amicizia, bella Soverato. Secondo me, solo questa parola, bellissima Soverato, per me il torneo l'ha vinto la città di Soverato. Ciccio, ne parlavamo prima lontano dai microfoni, parlavi di Amarcord, ma è vero che è passato anche Vincenzo Esposito da qui? Questo campetto ha visto Vincenzo Esposito, ma non in momenti che l'anno dopo doveva andare ai Toronto Raptors, quindi è stata una bella cosa. Qua c'è, per andare ancora più indietro parliamo di Marco Solfrini, Enrico Gilardi, Polesello, della Viola Giovanni Speranza, Laganà, di tutto di più nei periodi estivi, per non parlare di tante 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 altre. Ti è mancato questo torneo? Sì, tanto, 10 anni, sì. Io quest'anno appena ho rimesso piedi in Calabria, a Reggio Calabria, ho detto io verso ottobre-novembre io riorganizzo il torneo. Era la 10ª edizione, pensa, dopo 10 anni di inattività. Una cosa che voglio ricordare, che ho ricordato ai mini arbitri, che sono stati spettacolari, anche ringrazio i responsabili, Giovanni Santucci, Rosana Nocera. Il presidente Suraci è stato presente qua 3 giorni, io ho detto sempre, non dimentico la bozzetta per l'amor del cielo, però un grande applauso al nuovo presidente Paolo Suraci. Dopodiché gli ho detto ai mini arbitri, in questo campetto, signori, veniva, cioè mi chiamava, fammi allenare per arbitrare le partite, un certo Carmelo Loguzzo. Carmelo Loguzzo quest'anno ha arbitrato l'ultima delle finali tra Reyer Venezia e Trento. E Aquila Trento, quindi
anche per loro deve essere uno stimolo, per i ragazzi si devono divertire, e poi gli auguro il meglio proprio della loro vita sportiva, cestistica e non. In bocca al lupo, ci vediamo prestissimo. Crepi, grazie.